Papa John says when answering the phone. Which topping should I say you want? We deliver now. La città di Bari, in particolar modo anche dell'Italia, quella di non considerare nella giusta dimensione il genio e il talento dei propri concittadini. E questo ciò che è accaduto a Mimmo Quagliariello, che ha realizzato nel corso dagli anni 70 fino agli anni 90 una serie di eventi sul territorio capaci di coinvolgere. And there's mushrooms, get them off my pie. Get them off my pie. I'm beginning to eat the slice. Well, I'm beginning to eat the slice. Some people eat very fast. Eat it all in one bite. Well now baby, I'm beginning to eat the slice. Here we go again, eating sod again. There we go again. Hand me a napkin. All right. Zone. Neon in a pizza band. Pizza. Questo è uno degli ultimi lavori che ho fatto e sto facendo dopo una lunga pausa e dopo che avevo fatto diversi lavori installativi, cioè l'installazione come primo pensiero. Adesso invece sono ritornato a dipingere sempre con una tecnica particolare, il pastello a rollo su tela, e i dipinti dove il grigio raffiora dopo del tempo. E carta, carta straccia, ricondotta alla sommità della funzione, modestamente lo dico, con additivi chimici per ricolorarla tutta quanta da capo. Niente, ho voluto rappresentare un po' un magma, una materia che si sprigiona, che si alimenta attraverso delle forme. These days I seem to order cheese and don't say please, and then I walk away. Non si può, non si può spiegare. L'autore per scrivere di che cosa è fatto quello, non si dice. L'arte si vede, la persona deve stare attenta all'opera d'arte, perché è importante che chi vede ha per sempre un messaggio che di un genere umano appunto. I wonder if I'll see another of I am. Oh, it's such a pizza day. I'm glad I spent it with food. Rappresentato un bel ciclo delle memorie sintetiche, un percorso che io ho avviato sin dagli anni 2000 e che in questo momento sto portando a una certa evoluzione, introducendo un'affermazione del disegno sul colore. Questo aspetto particolare
della mia cultura, e con questo aspetto particolare io voglio ricollegare la grande cultura classica in un aspetto più contemporaneo e più idoneo ad essere percepito dal grande pubblico.